Taglio dell'astro stamani per la nuova strada a Manopello che conduce all'abbazia di Santa Maria Rabona e si ricollega alla provinciale 58, una bretella provinciale lunga 600 metri che permette di raggiungere agevolmente abitazioni e attività evitando il transito di autobus e mezzi pesanti davanti all'abbazia e che migliorerà il traffico veicolare. L'opera ricalca il tracciato di una vecchia mulattiera voluta dal barone Zambra negli anni 60, successivamente abbandonata. È stata riqualificata e inaugurata il sindaco di Manopello, Giorgio De Luca. Io sono veramente felice perché è una battaglia vinta dopo 20 anni. Effettivamente qui c'era una strada già provinciale realizzata dal barone Zambra con la provincia nel 64, appunto perché il barone voleva evitare i famosi carri con i buoi, i cavalli davanti all'abbazia e quindi fece fare alla provincia questa strada alternativa. Poi negli anni, abbandonati i buoi, abbandonati i cavalli, la strada è rimasta abbandonata e è diventata una mulattiera. Finalmente, dopo tanto tempo, riusciamo a dare una strada così importante alla comunità. Grazie soprattutto alla Regione, che con un contributo finale di 460.000 euro ci ha consentito di realizzare questa strada così importante, perché l'unica accessibilità per la Basilica di Santa Maria è quella strada principale, che è molto stretta, non consente, a tutti i turisti che vengono a visitarla di avere un accesso facile. Questa sarebbe una specie di anello per la stessa chiesa, ma per tutto il territorio. Soddisfatto anche il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Un'opera che ha avuto una gestazione lunga, questa parte da un'opera che parte dal, se non erro, dall'epoca in cui il presidente era Guarino Testa, si è continuati con le amministrazioni che si sono susseguite e oggi è un piacere, insomma, aver chiuso il cerchio, aver completato quest'opera, un'opera strategica non soltanto per Manopello ma per l'intero territorio provinciale, un territorio che vive anche di turismo religioso, e questa strada, questa diramazione rappresenta davvero tanto in quest'ottica, e sono felicissimo di aver, insomma, potuto completare, appunto, come dicevo, quest'opera, un'opera davvero importante.